Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi, apertura del nostro telegiornale dedicata allo sgombero della palazzina di Via Ligea al Civico 64. Sono 8 i nuclei familiari e 2 le attività commerciali che sono state sgomberate dalla palazzina al Civico 64. Dopo una serie di verifiche fatte dai vigili del fuoco per diverse fessure che farebbero temere cedimenti, i residenti dello stabile sono stati allontanati dalle loro case e stanotte hanno trovato ospitalità presso il polo nautico. Stamani, accompagnati dai vigili del fuoco, hanno potuto recuperare nelle loro case alcuni beni di prima necessità. Il primo servizio di oggi. Volti cupi, tanta rabbia, per qualcuno di loro un allarme eccessivo. Il giorno dopo lo sgombero della palazzina di Via Ligea al Civico 64 nella zona Porto, l'ingresso è presidiato 24 ore non stop dai vigili urbani di Salerno. Gli inquilini sono stati scortati a turno dai vigili del fuoco per recuperare medicinali, vestiti e altri beni. Dinanzi all'ingresso ci sono le transenne e l'ordinanza di sgombero firmata ieri dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli dopo una segnalazione fatta dall'amministratore condominiale della palazzina a seguito di alcune lesioni segnalate in alcuni appartamenti. Dopo una richiesta avanzata dal comando della Polizia Municipale, i tecnici incaricati hanno effettuato un sopralluogo congiuntamente ai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno, nonché alla Polizia Municipale, al fabbricato di Via Ligea al Civico 64, provvedendo a verificare le pessime condizioni strutturali dell'immobile, che è stato ispezionato in ogni abitazione, rilevando lesioni sia in corrispondenza delle murature intere che quelle perimetrali. Un quadro fessurativo preoccupante, tanto da far presupporre eventuali cedimenti che hanno portato subito all'emissione del provvedimento di sgombero a carico degli occupanti delle singole unità immobiliari e di 2 attività commerciali. L'edificio per i tecnici dunque è a rischio crollo. In via precauzionale, in attesa dei rilievi del caso e dell'intervento di messa in sicurezza, è stato disposto un ordine di sgombero per tutti. Il comune di Salerno si è subito attivato con l'assessorato alle politiche sociali, diretto da Paola De Roberto, per garantire un'accoglienza alle famiglie che sono state ospitate già stanotte al polo nautico di Salerno. Stamani, nei pressi del Civico 64 di Via Porto, in Via Ligea, tanto silenzio, serrande abbassate, sguardi rivolti al viadotto Gatto, altri ai lavori delle gallerie di Porta Ovest. Per qualcuno potrebbe essere concausa di eventuali lesioni i volti provati dei residenti che questa mattina sono rientrati dopo una notte trascorsa fuori casa a prendere il necessario. Tanta rabbia per una situazione che ha rotto per il momento la loro quotidianità. Ma si sentivano degli scricchiolii in casa? Che cosa si sentiva? Non ci sta niente, non c'è niente. Scusatemi. Come mai poi ieri sono arrivati i vigili del fuoco? È perché siate felici dell'amministratore nostro. Però Vabbè, chiedo all'esterno, scusa. no, se mi rendo conto insomma della situazione di disagio. Lei in questo momento è ospitato in un albergo o ha trovato riparo dai familiari? Al polo nautico. Polo nautico. Queste lesioni che si vedono all'esterno del palazzo già c'erano. Sì, da 30 anni. Sono lesioni vecchie. Chiedo scusa, vedi un attimo. Si è creato allarme, secondo lei? Sì, è stato eccessivo. Speriamo che rientriamo presto. Ma voi avete sentito rumori? Non mi voglio bene, ma guarda, non si sentiva nulla. No. Quindi secondo lei è eccessivo questo fatto che vi hanno fatto uscire di casa? Non lascio dichiarazioni, cortesemente. Dove è stato ospitato lei? Al polo nautico. Attivati dunque anche i servizi sociali del Comune di Salerno e il Nucleo Comunale della Protezione Civile, a cui ieri è stato subito affidato il compito di trasferire i residenti della palazzina, esattamente una quindicina, coloro che ne hanno fatto richiesta. Saranno ora temporaneamente ospitati presso il polo nautico. Sul posto ieri sera, durante le operazioni di sgombero, anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e gli assessori comunali Michele Brigante, Paola De Roberto e Claudio Tringali. Sentiamo. Sono 8 nuclei familiari, tra cui 2 famiglie con minori. Siamo intervenuti come politiche sociali e come amministrazione in generale per dargli un primo soccorso in emergenza e
in quanto ci vorrà un po' di tempo per valutare i danni di questo stabile. Li abbiamo allocati all'interno di un albergo in città, dandogli tutti i comfort, nel mentre le assistenti sociali valuteranno situazione per situazione. Chi ha delle reti familiari naturalmente poi verrà inserito nel contesto familiare. In questo momento si stanno effettuando una serie di verifiche e più o meno si riesce già a fare una sorta di previsioni. Questa accoglienza sarà lunga, sarà breve? Allora, il tecnico che ha seguito, insomma, che è intervenuto in prima battuta, ha dato un tempo preliminare di 7-10 giorni per avere i primi riscontri sulla gravità della situazione. Naturalmente noi confidiamo che si possa capire prima, anche perché le famiglie erano molto in tensione, la maggior parte di loro sono proprietari e vogliono ritornare nelle loro case, come è giusto che sia. Ieri è scattato l'allarme, ma i residenti di questa palazzina avevano sentito degli scricchiolii oppure questa lesione era già evidente? Cosa hanno raccontato? È stato l'amministratore dello stabile a intervenire a seguito di una segnalazione legata alle lesioni evidenti, quindi insomma è stato un intervento che è partito dall'amministratore. Ovviamente in questo momento si guarda ai lavori di Porta Ovest, si pensa al viadotto Gatto, sono tutte ipotesi? Sono tutte ipotesi che vanno verificate, quelle abitazioni sono abitazioni antiche, che come tutte le abitazioni nel tempo sono soggette a sollecitazioni, sicuramente lì c'è il viadotto, ci sono tante situazioni, vanno verificate dai tecnici competenti che poi relazioneranno anche in merito. Il miglioramento delle condizioni meteo, il sole di queste ultime ore hanno favorito la riattivazione delle percorrenze su alcune strade del Cilento interessate negli ultimi giorni da allagamenti e smottamenti. A confermarlo questa mattina ai nostri microfoni il prefetto di Salerno Francesco Russo, che in prima linea ha monitorato la situazione. Sentiamo. Tutte le strade del Cilento interessate dagli allagamenti e da smottamenti da quest'oggi sono percorribili. Si va verso il ripristino delle condizioni di viabilità e messa in sicurezza nella zona costiera colpita dalle precipitazioni di forte intensità che hanno interessato con violenza i comuni di Polica, Montecorice e San Mauro Cilento, Centola Palinuro, Castelnuovo Cilento e Casalvelino, con detriti e fango che hanno invaso le strade e con problemi in modo particolare all'ingresso di una delle gallerie dell'ex strada statale 562, la Bretella, che collega il bivio per San Severino di Centola e la stazione ferroviaria all'imbocco con la Mingardina. Il miglioramento delle condizioni meteo con sole ed assenza di piogge ha favorito la riattivazione delle percorrenze su alcune strade. A confermarlo questa mattina ai nostri microfoni il prefetto di Salerno Francesco Russo, che in prima linea ha monitorato nelle ultime ore la situazione. Si tratta di fenomeni atmosferici estremi che mettono in difficoltà il nostro territorio, ha dichiarato il massimo rappresentante di governo. Fenomeni che necessitano da un lato di verifiche e controlli da parte delle autorità preposte e dall'altro richiedono prudenza da parte dei cittadini per scongiurare pericoli. Indubbiamente siamo stati favoriti dal miglioramento del clima, per cui mi sono appena aggiornato con l'amministrazione provinciale. Tutte le strade, diciamo, sono praticabili, a parte una piccola, diciamo, si passa ovunque, però ancora con cautela, perché ci sono ancora alcune residue pulizie diciamo, in atto, e c'è ancora una situazione da tenere sotto controllo, da fare una verifica generale anche su possibilità di ulteriori frane. Questi fenomeni atmosferici estremi che purtroppo caratterizzano sempre di più, ma lo stiamo dicendo da parecchio tempo, i nostri territori, evidentemente determinano delle situazioni di grande difficoltà, per cui bisogna essere molto cauti, molto prudenti, anche i cittadini devono adottare delle cautele in più. Quindi, diciamo, l'altra sera abbiamo detto di non uscire proprio per evitare di poter incorrere in frane improvvise, quindi mettere in pericolo la propria incolumità. Adesso la situazione, diciamo, è complessivamente sotto controllo, però sta continuando fino in fondo la pulizia e si sta facendo anche la verifica dei versanti proprio per prevenire eventuali ulteriori cadute di massi. Ovviamente un appello all'attenzione va posto anche nei prossimi giorni, anche perché l'inverno ormai è alle porte e non si esclude che anche altri territori possano essere interessati da situazioni come queste. Ma purtroppo noi abbiamo un territorio, per la verità parlo dell'Italia, abbiamo un territorio particolarmente complesso. La nostra provincia, che è amplissima,
ha parecchie problematiche, le viviamo spesso ad esempio sulla costiera amalfitana, ma le abbiamo anche in varie zone della provincia, insomma. Per cui è chiaro che ci vuole sempre massima attenzione e purtroppo poi, ripeto, quando poi capitano questi episodi particolarmente gravi è chiaro che bisogna stare molto allerta, insomma, e come dire, non fidarsi, cioè nel senso di non cercare di magari di recuperare un'automobile, che quando si assiste ad un episodio grave bisogna chiudersi in casa, magari in alcuni casi, in alcune situazioni dove ci sono dei corsi d'acqua vicino alle case, andare nei piani superiori, perché abbiamo visto che ci sono delle colate d'acqua, anche fango improvvise, che possono compromettere addirittura anche il rimanere in casa nei piani bassi. Ecco, ci vuole una grossa attenzione anche da parte dei cittadini. Grazie. Veniamo alla cronaca, hanno rubato dai pontili di Amalfi una barca open da 6 metri e dopo aver navigato fino a raggiungere il litorale salernitano si sono portati fino alla spiaggetta di Mercatello sul lungomare di via Leucosia tra il Miramare e il vecchio cantiere per smontare i due motori dell'imbarcazione, ma gli arnesi metallici utilizzati nel cuore della notte hanno fatto scattare l'allarme al 112 da parte di alcuni residenti, permettendo così agli agenti di polizia della sezione volanti di cogliere in flagranza due persone intente a smontare i motori. Gli agenti delle volanti, con l'ausilio del personale specialistico nautico della questura di Salerno, sono poi risaliti al proprietario della barca open di 6 metri, che ignaro di aver subito il furto durante la notte dai pontili di Amalfi, ha poi raggiunto Salerno per rientrare in possesso dell'imbarcazione. I due soggetti, invece, sorpresi dai poliziotti, sono stati fermati. Luigi Riello, procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli, Ignazio Gibilaro, generale del Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, e Francesco Russo, il prefetto di Salerno, hanno ricevuto questa mattina a Palazzo di Città il premio internazionale della Scuola Medica Salernitana per la legalità. Sentiamo. La cultura è il vero antidoto contro l'illegalità e la criminalità organizzata, che non è più solo quella sanguinaria dei regolamenti di conti, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti, ma della criminalità che si inserisce nelle pubbliche amministrazioni. Così questa mattina Luigi Riello, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli, che con Ignazio Gibilaro, generale del Corpo d'Armata della Guardia di Finanza, e Francesco Russo, prefetto di Salerno, hanno ricevuto questa mattina nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno il premio internazionale Scuola Medica Salernitana per la legalità. La battaglia per l'affermazione della legge è oggi più difficile perché c'è una nuova scuola di criminalità entrata nell'alta finanza e nella politica. Ma certamente sì, io dico che la cultura è il vero antidoto contro la illegalità e contro la criminalità organizzata. E bisogna pensare non solo alla criminalità organizzata sanguinaria, quella dei regolamenti di conti, quella dello spaccio e del traffico di stupefacenti, ma della criminalità che si insinua e si inserisce nelle istituzioni. Io penso sempre che quando si scioglie per esempio un comune per camorra, quello costituisca il momento purtroppo topico della sconfitta dello Stato. Perché i sindaci, che dovrebbero essere gli avamposti dello Stato nelle singole realtà territoriali per affermare la legalità, diventano paradossalmente una parte del problema criminalità. Quindi confondere guardie e ladri è la cosa peggiore che possa accadere ad uno Stato democratico, e quindi la battaglia per l'affermazione della legge è oggi più difficile, perché abbiamo di fronte una criminalità che non è più solo quella che appariva una volta nella maniera rozza, ma anche quella che si è affinata, che è entrata nell'alta finanza, che è entrata purtroppo nella politica, e che queste cose le fa anche in prima persona. Quindi il fronte che abbiamo dinanzi è difficile, ma dobbiamo tenere presente che non partiamo dall'anno zero, che lo Stato ha combattuto
grandi battaglie, che ha raggiunto dei risultati importanti sia per quanto riguarda la cattura di latitanti che soprattutto direi la confisca di patrimoni ingenti, perché questo è il terreno sul quale occorre combattere in maniera più incisiva la delinquenza organizzata, e quindi dobbiamo continuare per questa strada perché è l'unica che ci potrà far vedere, e io credo che ci sarà, la luce in fondo al tunnel. E Luigi Riello, procuratore generale di Napoli, questa mattina parlando ai giornalisti non ha mancato di replicare anche sul rinnovo del CSM, che ha definito il peggiore della storia repubblicana. Ma guardi, io ho notato che purtroppo vi è stato uno scadimento guardando la storia del Consiglio Superiore della Magistratura, che è sorto con una legge del 1958. Ho visto coloro che vi facevano parte nel 59, che fu il primo Consiglio Superiore, c'era Andrea Torrente, penso che qualsiasi studente o laureato in giurisprudenza sappia chi sia, e anche nel corso degli anni ci sono stati personaggi, sia quelli eletti dal Parlamento, sia quelli magistrati, di altissimo spessore. Mi permetto di dire che anche io nel mio piccolo ho fatto parte del Consiglio nella consiliatura 2002-2006, il mio presidente era Virginio Rognoni, che purtroppo è venuto a mancare proprio pochissimi giorni fa, c'era Luigi Berlinguer, c'era Giorgio Spanger e potrei citare tanti nomi. Oggi purtroppo abbiamo nomi meno importanti, ma soprattutto quando ho detto il peggiore Consiglio Superiore intendevo dire una cosa, che è il Consiglio nel quale è esploso lo scandalo Palamara, che è molto grave. Ma è illusorio pensare che la magistratura, lo dico con grande dolore, possa tornare immacolata cacciando Palamara, punto, perché questa è davvero una maniera molto molto banale di affrontare il problema. Ed ancora cronaca, gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente un 68enne. L'uomo con precedenti penali è stato beccato nel corso di un controllo antidroga. La polizia ha eseguito poi una perquisizione domiciliare personale, ritrovando 80 grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Rientrato con entusiasmo dalla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini, l'assessore alle attività produttive e al turismo Alessandro Ferrara del Comune di Salerno commenta positivamente la trasferta turistica, non mancando di sottolineare l'interesse mostrato nel corso della fiera per l'evento della città di Salerno delle luci d'artista. Riscontri più che positivi per il Comune di Salerno di rientro dalla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini, un'occasione importante dopo due anni di stop dettati dalla pandemia, l'occasione per intercettare turisti stranieri interessati ai nostri territori, alla costiera amalfitana e cilentana, per promuovere la destagionalizzazione del turismo nella città di Salerno, con in primis il percorso delle luci d'artista. A dirlo questa mattina l'assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Salerno Alessandro Ferrara, a distanza di poche ore dal suo rientro in città e dopo che la società torinese IREN ha formalizzato l'offerta al Comune di Salerno nell'ambito del bando per l'installazione delle luci d'artista. La Fiera di Rimini è sicuramente una carta importante da spendere ogni anno. Quest'anno quali sono state un po' le richieste e le attenzioni, soprattutto di chi ha visitato il salone? L'attenzione è moltissima, come ti avevo anticipato proprio prima di fare l'intervista. Abbiamo avuto un seguito di richieste sia nazionali che internazionali, soprattutto le luci d'artista, perché è per noi, come sempre abbiamo detto, un attrattore non solo economico ma anche quello che porta visibilità alla nostra città e quindi dà visibilità soprattutto del nostro brand. Abbiamo avuto tante richieste per quanto riguarda il discorso delle vie del mare, per ciò che sia poi l'ulteriore visita da fare anche nei territori limitrofi, come è stato attenzionato molto tutti gli eventi che noi abbiamo proposto attraverso la nostra brochure, quindi veramente ci possiamo ritenere tanto soddisfatti. Sono tornato stanotte, a dire la verità,
Le luci d'artista sono state anche molto attenzionate lì a Rimini, sapete benissimo che è una fiera internazionale di grande prestigio e siamo stati molto 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 attenzionati. Le luci d'artisti sono l'emblema della città, diciamo, è quell'attrattore economico che dovrebbe portare un po' di linfa a quello che è la nostra città, ma oltre a rendere gioia in un momento così particolare. Per cui non dobbiamo deprimere l'economia e deprimere i cittadini. Le luci possono portare un valore aggiunto, soprattutto, come ribadisco, in un momento così particolare. Che tempi sono previsti per l'installazione e ovviamente per il perdurare dell'evento in città Salerno e per l'arrivo dei turisti? Allora, le installazioni si stanno procedendo dall'ultimare i lavori, per cui adesso ci sarà l'affidamento, che se non sbaglio ieri hanno aperto le buste, per cui i tempi necessari, cerchiamo di farle quanto prima, certo tutto dipende dall'installazione, sicuramente se riusciamo a fare in tempi brevi quello che c'è da fare, anticiperemo anche le luci, ma questo è tutto da vedere, tutto dipende appunto dalla procedura che andremo ad attivare. Ci sono già delle indiscrezioni in merito al tema che accompagnerà quest'anno il percorso delle luci d'artista in città? Questo non lo so ancora, perché a dire la verità rimaniamo fermi dal fatto che bisogna fare le luci, poi dopo tutto ciò che sia percorso e organizzazione è da organizzare. Il cacciatorpediniere Luigi Durand de la Pen e la fregata Carlo Bergamini in sosta operativa nel porto di Salerno presso il molo Manfredi. Il cacciatorpediniere della classe de la Pen sono potenti unità missilistiche della Marina Militare costruiti in due unità ed entrati in servizio durante i primi anni 90 per sostituire le unità della classe Impavido andate in disarmo. Dispongono di sistemi d'arma per la lotta antiaerea, lotta antinave, lotta antisommergibile ed il bombardamento a lungo raggio. Per i cittadini la possibilità oggi e domani di salire a bordo del cacciatorpediniere della Marina Militare della PEN, che è visitabile dal pubblico oggi non solo dalle ore 15 alle ore 18:30, ma anche domani mattina, domenica 16 ottobre, dalle 10 a mezzogiorno. L'accesso alle zone dove le navi sono ormeggiate è esclusivamente pedonale. L'ingresso a bordo è consentito invece solo con l'utilizzo della mascherina FFP2. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Come dicevamo, si svolge oggi e domani in oltre 600 piazze italiane la campagna nazionale Io non rischio, organizzata dalla Protezione Civile per far incontrare i volontari con i cittadini e promuovere le buone pratiche in caso di emergenza. A Cava dei Tirreni questa mattina alla tappa per sensibilizzare la popolazione sui rischi possibili di un'alluvione e di tutte le misure di prevenzione da prendere. Sentiamo. È partita questa mattina la due giorni dell'iniziativa Io non rischio, la campagna informativa ideata dal Dipartimento della Protezione Civile atta a promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzazione dei cittadini sul rischio sismico e alluvionale, un'attività che si sta svolgendo contemporaneamente in più di 200 città italiane. All'appello ovviamente non poteva mancare Cava dei Tirreni. In piazza Vittorio Emanuele III, oggi e domani dalle 9 alle 21, sono presenti gli stand della Protezione Civile e dell'associazione Mani Amiche. I nostri cittadini devono essere informati sui comportamenti che devono tenere, malauguratamente succede qualche cosa. Questa mattina è dedicata al rischio alluvioni, al rischio incendi, che sono rischi reali anche nella nostra comunità, e me in maniera particolare quella alluvionale. L'altro ieri una bomba d'acqua ha messo il soqquadro, il Cilento, siamo esposti da questo punto di vista e quindi il nostro territorio è abbastanza fragile. C'è questa iniziativa di carattere nazionale che si chiama Io non rischio, e con i volontari della Protezione Civile ci sarà questa due giorni di sensibilizzazione e di informazione. È molto importante, direi estremamente importante, quindi invito i nostri concittadini a fare un passaggio allo stand della Protezione Civile qui in Piazza Duomo sabato e domenica. Ne abbiamo fatto due bandi, un primo bando che è andato già concluso, abbiamo fatto anche il corso di formazione e in questi giorni consegneremo l'attestato di formazione. Poi abbiamo fatto un altro bando, il secondo bando, dove hanno aderito circa 25 persone e quindi fra poco ci apprestiamo a iniziare questo secondo corso di formazione,
e quindi questo ci fa piacere che tanti cittadini partecipino a questa attività di civismo attivo e quindi danno parte del loro tempo, lo danno per il bene della comunità e per la sicurezza della comunità. Nell'ambito della manifestazione è stato presentato e benedetto anche il nuovo automezzo in dotazione alla Protezione Civile Metelliana. Abbiamo presentato anche questo automezzo che è prettamente per un altro rischio, che è quello degli incendi boschivi, che fortunatamente quest'anno a Cava non c'è stato, grazie, come dicevo prima, durante la manifestazione alle sentinelle antincendio che ci hanno aiutato con l'avvistamento, quindi per tenere sotto controllo tutto il territorio. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia, dove quest'oggi è in programma il film di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini, Giuseppe Maggio e Anna Manuelli, La mia ombra è tua. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Parleremo di sport, di Salernitana, c'è l'attesa per la trasferta di domani a Milano contro l'Inter, ma ne parliamo tra poco dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo. In collaborazione con... I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Siamo alla pagina dello sport, oltre 5.000 tifosi al seguito, ma anche alcune assenze pesanti in formazione. Così la Salernitana si avvicina alla trasferta di domani a Milano alle 12.30, granata di scena al Meazza contro l'Inter. Sentiamo. Un'altra curva tutta granata. Una delle idee del club del presidente Iervolino e dell'amministrazione comunale di Salerno sarebbe proprio quella di aprire tutta la curva nord ai tifosi di casa, spostando in uno spicchio dei distinti le tifoserie ospiti. Di sicuro domani a San Siro lo spicchio granata sarà ben visibile nello stadio che è da sempre definito la scala del calcio e che potrebbe essere agli sgoccioli della sua gloriosa storia, visto che si parla con sempre maggiore insistenza di un suo abbattimento. La questione stadio tiene banco in molte città italiane, ma San Siro è emblema di storia e tradizione ed è stato teatro di tante partite memorabili. Non si scolorisce il ricordo di quel gol di Zanetti a tempo scaduto che condannò ad una immeritata sconfitta la Salernitana dei Rossi, ma non si può dimenticare nemmeno la manita del marzo scorso che farà da monito per Nicola e per i reduci di quella partita, circa le difficoltà dell'incontro ed anche il modo in cui dovrà essere affrontata un Inter che non è ancora guarita forse dai suoi mali estivi, ma che ha dato l'impressione di essere sulla strada giusta. L'autunno milanese per ora è dolce per i nerazzurri di Inzaghi, contro cui granata di Nicola non saranno nella loro migliore versione possibile. Qualche pedina è stata recuperata in extremis, ma le assenze di maggiore Radovanovic pesano sulle scelte e sulle rotazioni del reparto mediano, in cui il prima possibile Boinen dovrà riaccendere le luci. San Siro sarebbe stato il palcoscenico ideale, chissà che per il norvegese non ci sia tempo e modo di mandare quantomeno dei bagliori dopo il lungo stop che ha complicato anche i piani di mercato e quelli dell'allenatore.
Nella difesa 3 ci sarà spazio per Lovato con Jomber e Daniluk. In mediana Lassana, Koulibaly e Vilena sono certi di una maglia. Sperano e sprintano Kassanos e Bradaric. Mazzocchi e Candreva potrebbero cambiare posizione nello scacchiere iniziale, ma da loro passerà tanto in termini di iniziativa e capacità di accompagnare le punte. Dia e Piontek sono favoriti su Bonazzoli e Boutheim, anche se nel gioco delle coppie andato in scena col Verona Nicola ha mischiato sapientemente le carte. Chissà che non possa pescare un jolly dal mazzo anche domani. Partita difficile ma anche molto stimolante, la sfida con l'Inter è un test importante per la Salernitana di Davide Nicola che in trasferta ha raccolto 3 pareggi in 4 partite. Dopo la pesante sconfitta di Reggio Emilia, i Granata dovranno dimostrare di aver capito la lezione. Il tecnico Granata in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione circa lo stato di forma del gruppo e sulle possibili scelte di formazione. Sentiamo quali. Diciamo che interpretare altezze di campo diverso, questo mi interessa di più, e quindi non cambierà il nostro modo di giocare, di interpretare la partita. Ci saranno momenti in cui saremo molto alti, momenti in cui per qualità dell'avversario, per strategie di gioco potremo essere un po' più bassi. Quello che vogliamo poter fare in questa interpretazione è mantenere lo stesso livello di aggressività, che è la parte più difficile, perché ovviamente nel campo da gioco i giocatori si sentono sicuri a fare certe cose perché hanno le linee e hanno i punti di riferimento che sono inconsci, quindi l'interpretazione invece aggressiva deve prescindere da questo e a prescindere dall'altezza di campo in cui ti trovi, e quindi stiamo lavorando molto su questa interpretazione, anche questa settimana l'abbiamo fatto e dovremmo essere molto bravi perché incontriamo una squadra che sa interpretare le altezze di campo in maniera eccellente. È una squadra che sa aggredire molto alta ma anche difendersi molto bassa, e quindi dovremmo essere particolarmente abili. Dovrà essere una partita dove noi dovremmo alzare al massimo livello la nostra comunicazione interna, perché ovviamente ci sarà uno stadio, una cornice fantastica che io presuppongo sia anche difficile nel poter arrivare a dialogare da fuori, e quindi dovremmo essere molto molto abili a richiamarci costantemente, così come interpretare la partita e i momenti della partita, cercando di essere non solo aggressivi, intelligenti, gestire, rallentare, accelerare, tutte quelle dinamiche che fanno poi di una squadra che può già avere una fisionomia, una squadra molto più brava. Sì, ed è possibile anche in una situazione legata al gioco dinamico, e quindi per l'interpretazione che ha l'Inter magari di costruire il gioco piuttosto che cambiare immediatamente pelle quando offende, quindi di fatto impostando sia con 3 giocatori dietro che con 2 giocatori, dipende poi dai braccetti che hanno e dalle interpretazioni che ne faranno. E quindi sono grandi squadre che hanno non solo una qualità tecnica importante, hanno un'interpretazione del gioco molto dinamica, hanno una convinzione in quello che fanno che è superiore alla media, e quindi noi dovremmo essere molto bravi a interpretare tutto questo senza perdere quello che sono le nostre qualità, quella che è la nostra attitudine e quelle che sono anche le nostre caratteristiche. Però nel calcio io credo che ognuno, quando mette i punti di forza, credo possa fare sempre la propria partita. Poi determinare il risultato significa anche poter essere particolarmente abili in certe situazioni, oppure avere magari anche una mancanza di abilità dagli avversari in altre. Quindi, ma questo sfugge un po' da quello che si può controllare. Quello che vogliamo controllare, che vogliamo fare, è una prestazione che deve avere una concretezza, una capacità di fluidità in alcune situazioni di gioco, quando magari ad esempio riconquisti la palla, la capacità di poter mantenersi sempre stretti, corti e compatti tra le linee, la capacità di aggredire in maniera ultraoffensiva, così come adottare corse di rientro che dovranno essere molto più veloci, molto più repentine, fatte al tempo giusto, perché ci sono giocatori che hanno anche strutture fisiche importanti e quindi la facilità di corse di gioco gli rimane facile. Ma io generalmente non chiedo delle risposte, chiedo una crescita costantemente in funzione dell'avversario che si incontra. È chiaro che un avversario del genere, che senza ombra di dubbio per me è forse la squadra più completa, più forte, o comunque tra le 3 squadre più complete e più forte, perché ovviamente
per produzione di gioco, per ciò che sta facendo il Napoli in questo momento è sicuramente di altissimo livello il Napoli. E da questo punto di vista quindi è chiaro che tutti noi sappiamo che a parte la cornice, l'orario inusuale, la capacità di farsi trovare pronti da un punto di vista emotivo in uno stadio del genere, per qualche giocatore sa anche la prima volta, la cosa che noi vogliamo è poter crescere sfruttando proprio un avversario di questo rango, perché ci mette nella condizione di dover essere al top da tutti i punti di vista, e questo ci permette anche di fare un ulteriore step di crescita, perché generalmente in queste partite è chiaro che non ci sia poi da preparare a livello motivazionale chissà cosa, però allo stesso tempo bisogna dosare le giuste energie, non sprecarne quando non servono e metterle quando servono, e questo è l'equilibrio che in queste partite, oltre a tutto il lavoro che dovrei fare in campo. Sì, allora partendo dall'inizio, come considerazione, credo che io intanto non vivo nulla come un peso, questo lavoro mi piace talmente tanto che se vivessi qualcosa come un peso non lo farei. Io vivo di responsabilità, di sogni, di obiettivi, di entusiasmo, e questo cerco di veicolare ai ragazzi, e soprattutto vivo per con equilibrio gli step di crescita, quindi domani è un altro step di crescita, perché come hai detto giustamente tu ci saranno degli avversari tosti da un punto di vista sia di struttura fisica sia di qualità tecniche, di accelerazione, hanno molte qualità così come li abbiamo noi abbiamo qualità secondo me importanti per poter incontrare una squadra che è sicuramente forte, ma le qualità non sono solo tecnico-tattiche, sono soprattutto secondo me emotive e anche caratteriali, e quindi è chiaro che domani dovremo mettere in campo una prova di grande carattere, una prova di compattezza, di consapevolezza che incontriamo una squadra che ha i mezzi per poterti mettere in difficoltà, ma che ovviamente per il modo di giocare che ha può anche permetterti di sviluppare il tuo gioco, e noi dovremmo avere la capacità, la spensieratezza, la convinzione di poterlo fare. Questo secondo me è lo step di crescita che ti porterà ad avere un'identità definitiva e un'identità che ti permetta di fare sempre un certo tipo di prestazioni, perché è più probabile magari raccogliere certi tipi di risultati. Ed in casa Inter è tornato il sereno dopo gli ultimi risultati. La squadra nerazzurra vede vicino il superamento del girone in Champions, e l'approdo agli ottavi di finale, e il tecnico Simone Inzaghi riavrà presto anche Lukaku. Domani però toccherà ancora Dzeko affiancare Martinez, possibili novità: Acerbi in difesa ed Aslani in cabina di regina, oltre a Gosens che dovrebbe giocare dal primo minuto a sinistra. L'Inter non ha mai pareggiato finora in campionato, vincendo 5 partite a fronte di 4 pareggi. Inzaghi sa che deve dare continuità alla vittoria di sabato scorso in casa del Sassuolo per restare agganciato al treno dell'alta classifica. Ed ora ci occupiamo di basket. La terza giornata del campionato di Serie A vede la Givova Scafati impegnata nella seconda trasferta stagionale sul parquet della Germani Brescia, con l'obiettivo di centrare il primo successo stagionale dopo le sconfitte subite, seppur a testa alta, nei primi 2 match ufficiali contro Umana Reyer Venezia e Emporio Armani Milano. Palla 2 domenica 16 ottobre alle 19:30 alla Palla Leonardo. Le due società non si incontrano in una gara ufficiale dalla semifinale playoff di Serie A2 della stagione 2015-2016, al termine della quale i lombardi conquistarono la massima categoria. Coach Alessandro Rossi potrà contare sull'organico al completo, tranne l'ultimo acquisto Logan, che dovrebbe essere disponibile a partire dalla quarta giornata di campionato. Grandi motivazioni accompagnano il team dell'Agro in questa complicata trasferta, in cui punterà a trasformare in punti quanto di buono è stato già mostrato nei precedenti 2 turni, in cui però sono arrivati solo applausi. E con quest'ultima notizia di sport si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci. Vuoi
rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.